assolutamente più New York e anche Los Angeles. E, mentre Las Vegas, diciamo che credo l'abbiano scelta come location per la gara anche per il clima di grande spettacolarità della città, no? Sì. È tutto un. È finta praticamente, è un casino fatto città, è molto particolare, quindi credo sia stata scelta più per dare un rilievo maggiore all'evento che per la presenza di danza vera e propria nella città. Ma tu pensavi di arrivare fino in America a ballare? Cioè, tu a 8 anni, ma anche a 12, a 13, a 14, a 18, dicevi effettivamente io sto andando in America a ballare, andrò in America a ballare. Come ti sei sentita? È un'impresa eccezionale. Certo, prima abbiamo intervistato un campione italiano di un determinato sport che è. Diciamo, è l'emblema del suo sport, quindi lui rappresenta te stesso, tu rappresenti comunque un gruppo e fai parte di, cioè tu sei singola comunque in questo gruppo, quindi la tua emozione, a prescindere dalla famiglia, a prescindere dalla crew, come ti sei sentita? Allora, sicuramente quando avevo 8 anni e quando ho iniziato, non pensavo assolutamente soprattutto che sarei stata così costante e che sarei arrivata ovviamente a questo punto. Le emozioni sono tante perché io ho pensato già come prima cosa che a livello personale, anche affrontarlo con altre persone piuttosto che come uno sport singoli, no? Comunque puoi contare solo su te stesso. È un tipo di sport che ti abitua a dover contare sull'altro e quindi quando hai un'emozione in realtà è molto amplificata e la vivi, anche una persona sola la vive come 23-24 persone messe insieme. Ma la sensazione è, da una parte, cioè tipo prima di ballare, è tipo no vabbè ma io che ci faccio qua? Perché Immagino. sono qui? Che cosa è successo? Voglio il peluche, mettetemi a letto, rimboccatemi le coperte. Dall'altra parte c'è anche una grande voglia di dimostrare, di voler vedere un sorriso magari in chi ti guarda, per dire ok, mi sono allenato tanto, vorrei almeno non vincere, ma sapere che quello che sto facendo è stato per sé un momento di spettacolo, che secondo me va molto oltre la vittoria, va molto oltre il titolo. Prima di tutto la soddisfazione personale su cui poi si può lavorare ovviamente per arrivare a molto di più, perché ad esempio vincere una competizione del genere è una Ma grande risonanza sia per il gruppo che. Gaia, ma i prossimi appuntamenti della tua crew? Cioè la gente se Allora, vuole per adesso. vedervi ballare, dove può vedervi? In Andiamo America. Allora, tutti in America. in America. Allora sì, come detto, il gruppo dei ragazzi Buddha G, che tra l'altro sono coreografati da un altro membro della famiglia, quindi non da due coreografi, ma da Orlando, che è un altro membro, che è un ragazzo che è cresciuto insieme a noi ed è arrivato ad avere una propria crew, quindi è anche lui un esempio di impresa eccezionale. E, loro quindi saranno impegnati in questa competizione, in più stiamo preparando uno show, che sarebbe uno show con cui noi concludiamo l'anno della scuola, che faremo presso la nostra scuola appunto a Vipovaro. E il 25 e 26 giugno, cui parteciperanno in parte anche ad esempio i bambini della scuola che sono sempre coreografati dagli allievi. E gli altri appuntamenti dovremmo ripetere questo show a settembre in varie date. Vi posso anticipare che saranno probabilmente una a Brindisi e l'altra a Bergamo. Ah, quindi in giro Ma per l'Italia, dal sud al sì, nord. diciamo che. Sì, cercheremo di riproporre questo show anche in altre scuole di danza e in altri posti. Ma poi voi sarete stati anche in Europa comunque, non solo in Sì, America. Quindi diciamo che effettivamente siete internazionali, a tutti gli effetti. ultracontinentali, di tutto. Io Esatto. ho una domanda, allora, allenandoti così tanto, so che studi moda. Sì. E diciamo, Una come hai tua collega, fatto? quindi. Esatto, è una collega. Come hai fatto a far tutto? Allora, non lo so, è la cosa che dico a tutti quelli che me lo chiedono. Dico, in realtà non lo so, perché forse ho sempre fatto tutto con passione, quindi da una parte la forza di volontà ti spinge,
però in realtà non è che non si incontrino delle difficoltà a conciliare tutto. Ovviamente si incontrano delle difficoltà quando sei una persona molto impegnata, come tutti. Cioè io nella scuola ho coetanei e anche persone più piccole di me, quindi che vanno ancora a scuola, persone che lavorano, quindi non è sempre facile, diciamo, conciliare anche gli allenamenti oppure le trasferte per le gare e tutto il resto. Però da una parte, diciamo che dalla nostra parte abbiamo anche un sostegno reciproco. Esatto. Cioè, voglio dire, davanti magari a una difficoltà, anche solo a livello di stress e di, non lo so, crisi psicologica del momento, hai delle spalle, cioè ce ne hai tante su cui appoggiarti. Quindi è anche quello, quando hai una difficoltà, io ho riscontrato che posso appoggiarmi su qualcun altro, quindi posso dire ok, mi tiro su e vado avanti, perché la difficoltà ovviamente c'è, quello sicuramente. Forse il nome della crew è veramente azzeccato, perché con tutto questo allenamento, la con famiglia, tutto... esatto, perché dove vado? Vado dalla famiglia, cioè vado effettivamente da qualcuno che so che sì, mi sto andando ad allenare, fanno parte comunque della mia vita. Sono... esatto, e che poi amicizia, famiglia e diciamo sport, ballo e quant'altro, se si conciliano, se stanno insieme, creano grande, una grande, possono creare una grande cosa, come comunque questa crew che è conosciuta a livello ormai internazionale e se ne parla tantissimo. Gaia, una domanda, chi vi vuole seguire, come può farlo? Cioè, nel senso, può seguirvi, avete una pagina su Facebook, su Twitter? Allora sì, abbiamo la pagina Facebook della scuola, sì, in cui vengono pubblicati ad esempio per chi volesse, non so, provare anche gli orari delle lezioni, eventuali stage che vengono fatti all'interno della scuola, vengono ricondivisi i video che noi facciamo, le date di eventuali gare che andiamo ad affrontare. Comunque ogni crew ha il suo profilo Instagram, okay, quindi trovate la famiglia, troverete i Buddha G, la scuola, Godzilla Funk, le Actup anche, che sono un gruppo di ragazze molto piccole, cioè le chiamo ragazze perché sono più grandi di quello che in realtà dell'età che hanno, però sono piccole, hanno 12-15, e anche loro hanno partecipato già alle gare di Las Vegas, di San Diego e di Los Angeles, quindi trovate tutti i social, diciamo. Io ho un'ultima domanda e penso che sia la più difficile, ti voglio mettere un po' in difficoltà. So, okay, che la moda è la tua altra passione, non voglio dire seconda passione, perché me lo devi dire tu. C'è effettivamente una prima e una seconda passione o sono tutte e due allo stesso livello? Cioè, Gaia tra 5 anni dove si vede? A fare cosa? Allora, Gaia tra 5 anni... esaurita. Morta, sì, morta di brufoli e di stress che mangia le unghie sicuramente. Con pochi capelli, sì, questo già ne ho parlato pure col parrucchiere. Però mi vedo sicuramente ballando, ballerò finché avrò vita, finché ce la farò, finché avrò fiato, finché avrò tutte da mettermi e leggi vari. La moda è una mia grandissima passione, cioè io la vivo a 360 gradi, dalla foto che voglio postare sui social all'obiettivo che vedo davanti a me quando faccio un esame, anche se quell'esame non c'entra niente con la moda. La vedo come una, cioè un grande obiettivo, come ho visto come grandi obiettivi tutte le esperienze che ho affrontato con il mio gruppo. Hanno una piccola differenza, non sono una prima o una seconda passione, sono semplicemente due passioni che io voglio che abbiano un fine diverso. Cioè vivo la danza come una passione che rimarrà una passione che mi spingerà, spero, molto lontano con le persone che io voglio vicino, perché io voglio affrontare queste cose con loro, non le farei da sola, sono sincera, da insomma, sola probabilmente non avrei la spinta giusta. Gaia fra 5 Mentre anni vedo... Gaia fra 5 anni sarà la costumista della famiglia, la stylist, la, esatto, stylist, ok, la style, bravo. Bravissimo. Manca. Quindi, di che studiamo scienze della moda come lavoro. Esatto, la moda come tu lavoro hai... e la danza come grande passione. Hai anche una pagina, dai, dobbiamo dirlo, hai anche una pagina per per la tua passione, Styled by G, sì, dove, esatto, c'è quest'altra tua passione. È sempre un'impresa eccezionale, Gaia, perché effettivamente fai tantissime cose
riesci a conciliare tutto. Cioè, è fantastica come cosa. Sì, no, poi te lo dice uno. Cioè, grazie. Io mi faccio i complimenti a te perché sono una persona che non riesce a mettere insieme due cose. Ma questo è l'uomo, eh? Ah, l'uomo proprio... in generale. Io faccio una cosa o faccio l'altra. Esatto, è quello pure io. Non so, ti ricordi il gioco Sims? Che sì. C'è il personaggio che ha tipo una sorta di missione sopra, esatto. Una dopo l'altra. Io sono fatto così, spoverò. Esattamente. Prima devo fare una cosa. Prima vado al bagno, poi faccio la doccia, poi faccio quello, sì. Poi faccio quell'altro. Se mi metti due cose da fare contemporaneamente, perdo la bussola. Dico, ma sai che c'è? Butto tutto all'aria e lascio tutto, ricomincio da capo. L'ultima cosa, Gaia, ripeti il nome della scuola e dove si trova? Godzilla Funk, che si trova a Vicovaro, provincia di Roma. Ok, perfetto. Adesso Daniel però ti dovrà mettere alla prova, perché come tutti i nostri ospiti, prima di salutarci naturalmente, dovete rispondere a una domanda che è il cosiddetto momento gioco. Adesso qua ci sarebbe bene un bel suono Lo dobbiamo mettere. Lo so, dovremmo lavorarci. Prendiamo qualcuno che fa solo il suono. Infatti potremmo mettere una persona lì che fa Anche lo stacco, tu volevi sì, lo stacco. Sì, no, ma lo sai pure, è vero, ma pure uno che fa poi il conteggio del tempo. Io... Esatto. Ok, beh, lo faccio io, però tu intanto fai la domanda. Ok, la domanda è, ovviamente ci sarà un premio, per questo se rispondi bene, altrimenti bacchettone. Okay. Dove nacque il movimento hip hop? Difficilissima faccio per te. Faccio partire il tempo, Molto difficile. Allora, il movimento hip hop, fatemi pensare, credo negli Stati Uniti, credo a New York, credo. Nel Bronx. Una città che tu non hai visitato, perché tu ci hai detto che non hai visitato New York, quindi non potremmo neanche parlarti. Il Bronx in realtà non mi sono inoltrata. No, anche perché mi hanno detto che il Bronx è meglio andarci di giorno, perché non dal Bronx è uscita Jennifer Lopez, ragazzi, non denigrate tanto no, il Bronx. No, non sto denigrando il Bronx, mi hanno detto che è un quartiere bellissimo. Jennifer on the block. No, ma mi hanno detto che il Bronx è un quartiere bellissimo, ma ci devi andare al giorno a visitarlo. Non da solo magari. Esatto, effettivamente un po' come Bari Verchia. Un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori di Bari. E a questo punto, cara Gaia, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Hai vinto. Oggi ci sto con la testa, Dania. Non ci sto, ho detto proprio la romanesca. Hai vinto uno sconto del 10% per tutta la tua crew, la famiglia e anche la scuola. Andateci a massa, non vi state a preoccupare. Per la prima consumazione al caffè letterario Mameli in via Goffredo Mameli 27 a Trastevere a Roma. Se ci andate questa sera, se avete la possibilità, c'è un grande evento. Ci sono The Sound Pearls che suonano dalle ore 21. Se ci volete andare, ci volete andare sempre alla romanesca, avete la possibilità di consumare questo 10% di sconto. Allora, Gaia, io ti ringrazio. Grazie a voi, è stato un piacere. Ti facciamo piacere in bocca al lupo per tutto. Salutiamo la crew. Esattamente, in bocca al lupo alla crew. Salutiamo tutta la scuola. Sì, tanto vi ascoltano, quindi. Ah, grande, allora, grande saluto. Oh, ci avete la bevuta pagata, andate. grande. Allora un abbraccio Gaia. Ciao. Daniel, grazie mille. Prima di andare con l'altro lancio musicale, facciamo una piccola storia dell'hip hop. L'hip hop, abbiamo detto, quindi è un'espressione più diffusa della comunità afroamericana, che è nata quindi nella New York, nel Bronx. È nata a New York nel Bronx e nasce proprio negli anni 60. Per cercare di dialogare poi con il resto del mondo in un brevissimo tempo. Molte sono quattro le discipline legate all'hip hop: sono il rap, l'arte della manipolazione del giradischi, detta turntablism, detto bene? Sì. La breakdance, che sicuramente è l'arte che praticano i ragazzi della famiglia, ed infine la street art. Non so, detto tutto? Bravissimo. Mazza, sono forte, quando leggo sono un fenomeno. A questo punto, Daniel, nuova novità pure oggi, pure questa per la trasmissione. Perché... Esatto, perché abbiamo fatto un po' i sociologi del momento, esatto. Abbiamo visto un po' queste classifiche, abbiamo un po' analizzato, stiamo piano piano entrando anche noi nell'ambito delle classifiche, perché ora ci siamo basati sulla classifica di iTunes, dove... Classifica di iTunes, specifichiamo le canzoni più scaricate da iTunes questa settimana, che sono state... Non le diciamo i titoli, magari ne diciamo dopo. Ah, ok. Diciamo dopo. Solamente che andrete comunque ad ascoltare dalla terza classificata fino alla prima. Poi ci sono grandi sorprese, io non me l'aspettavo questa cosa. Pian piano poi le faremo noi le classifiche. Esatto, dateci tempo. Dateci tempo, piano piano.
E allora andiamo con questi tre pezzi. Non diciamo niente, quindi andiamo con questi tre pezzi. Buon ascolto. Solo in tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero.